Amici Unac, eccoli qua, sono i miei droni, sono i miei amatissimi compagni di lavoro e di divertimento, li vediamo uno a uno, rapidamente, velocemente, ma per capire le caratteristiche, anche e soprattutto rispetto al nuovo regolamento ENAC. Sigla! Vediamo di ognuno quali sono le proprietà e soprattutto rispetto al regolamento ENAC di cui ho parlato in questo video in settimana scorsa. Vediamo rispetto al regolamento ENAC ogni drone dove potrà volare, in che condizioni, con che regole, con che tipo di assicurazione, insomma vediamo tutto. Cominciamo col più piccolo, è lui, è lo Xiaomi Mi Drone, pesa circa 65-70 kg, le eliche non le ho montate ma comunque con le eliche ha questo peso. È un drone che non ha GPS, non ha nessun tipo di particolare funzione, ha una telecamera 720 dpi a bordo, sta diciamo in overing attraverso questo posizionamento sensore a infrarossi, ma vi assicuro che per imparare è un drone fantastico, è piccolo, indistruttibile, unico piccolo difetto, vola solo tramite applicazione, è vero si può comprare un joystick per videogiochi compatibile, ma a me non ha mai funzionato bene. Come primo drone io lo consiglio alla grande per imparare, ovviamente regolamento ENAC, questo è un drone più che ricreativo, pesa sotto i 250 grammi, fino a luglio dell'anno prossimo non occorrerà registrarlo, dopo luglio 2020 come sapete dovranno essere registrati anche droni sotto i 250 grammi. Consigliatissimo come primo acquisto. Il secondo drone che voglio farvi vedere è lui, DJI Tello, ne ho parlato in tanti video, li vedete qui, è ottimo anche questo per imparare, ha una telecamera da 720 dpi in questa posizione, anche lui è predisposto per volare attraverso l'applicazione col telefonino, anche lui si può comprare a parte un radiocomando compatibile con il quale vola, in questo caso l'ho usato e funziona bene, quindi è un piccolo passo in avanti rispetto alla Xiaomi che vi ho fatto vedere prima. Questo pesa circa 85 grammi, mi sembra sotto i 90 grammi, è vero anche che anche lui ha un suo limite nelle riprese, anche lui rientra nei droni sotto i 250 grammi, anche lui rientra un drone che può volare da subito, senza registrazione, senza nessun tipo di corso online, quindi anche lui drone super consigliato, super collaudato, per imparare va benissimo. Ma ora cominciamo a fare sul serio e arriva lui, la star incontrastata di questi ultimi, di quest'ultime settimane, DJI Mavic Mini, il drone che ha rivoluzionato, è stato concepito per questo, il mercato dei droni, appena poco sotto i 250 grammi, appena poco sotto il peso, ti è fatta spartiacque fra i droni open category in C0 e i droni open category superiori ai 250 grammi. Quindi lo conosciamo, un drone fantastico, 2,7K di telecamera, gimbal su tre assi, ne abbiamo parlato in questi video, è il drone che diciamo creerà la separazione già da adesso fra quelli che sono i droni che necessitano di avere l'attestato e i droni che invece non dovranno avere l'attestato. Anche lui comunque dovrà essere registrato a 6 euro se si è per il ricreativo, 96 euro se è per uso specializzato. Questo non possiamo non dimenticarcelo, è lo Spark, un drone eccezionale, ho fatto un confronto in questo video qui col Mavic Mini, ma comunque gimbal su due assi, full HD di ripresa, un drone molto affidabile, solido. Questo è trecentinizzato, anche con il nuovo regolamento diventa un drone non offensivo, fino al 1 luglio 2020 si può volare come abbiamo fatto fino adesso, dal 1 luglio 2020 lui rientrerà nelle categorie però superiori al nostro Mavic Mini. È un drone eccezionale, ma secondo il mio modesto avviso è destinato a un lento declino, proprio perché per soli 50 grammi sostanzialmente abbiamo un drone che fa dei video a risoluzione superiore. Spark, drone fantastico, ma è un drone secondo me destinato ad un lento oblio. Adesso passiamo ai droni che superano i 300 grammi, in ogni caso richiederanno sia per uso ricreativo che non ricreativo la registrazione e il reperimento di un attestato, che sia critico o non critico a seconda dei casi in cui noi vogliamo utilizzarlo. Questo è il drone della C-Fly, è un drone che ho usato all'inizio molto volentieri e spesso, ogni tanto lo uso anche adesso, è una sorta di clone del DJI Spark, pesa 340 grammi, ha un gimbal su due assi, ha una funzione molto interessante per cui lo consiglio alla grande per imparare a volare, perché ha nel radiocomando la possibilità di attivare il AT mode, quindi di disattivare il GPS mode, e questo per imparare a volare è molto importante iniziare usando anche l'AT mode, quindi non sempre in overing stabilizzato ma col drone che si muova a secondo di quello che è l'andamento del vento, e questo lo consente di farlo semplicemente attivando una leva
su radiocomando. Quindi un drone super consigliato, è superiore a 250 grammi, anche 300 grammi, pertanto è un drone che va registrato sul portale di Flight e è un drone che richiede di avere un attestato. In questa carrellata dei miei droni non può mancare lui, è il Parrot Anaf. Io ho fatto diversi video, lo vedete qua. È un drone che dà le caratteristiche secondo me eccezionali. Registra in 4K, ha lo zoom, è molto affidabile dal punto di vista di stabilità, è silenziosissimo, ha un gimbal su tre assi, è l'unico drone che consente la rotazione anche verso l'alto della telecamera e questa è una funzione secondo me fantastica. Ha avuto l'inizio difficile, il firmware non era buono, c'erano diversi problemi di lag, ma ormai da tempo è molto affidabile, è stabilizzato. Parrot, ho dei rumors che sta per far uscire un aggiornamento della Anafi, molto atteso, probabilmente ci sarà da vedere qualcosa di interessante, perché secondo me Parrot combatterà sui 250 grammi con DJI, perché comunque anche Parrot è un'azienda leader nel settore dei droni. Ovviamente pesa 340 grammi, va registrato, ovviamente rientra nei droni superiori a 250 grammi, quindi già detto, non ci annoiamo, va registrato e bisogna avere l'attestato per poterlo pilotare anche in ambito ricreativo. Però è un drone eccezionale, fa cose secondo me veramente, veramente eccezionali, superiori al Mavic Mini. E beh, adesso cosa dire, passiamo di categoria, lo chiamo il mostro perché è un drone, l'avete visto in questo video qua, velocissimo, una velocità pazzesca, 4K, gimbal su tre assi, rapidissimo in salita, sembra quasi un drone più da combattimento, le prese sono fantastiche, pesa quasi 800 grammi, quindi ovviamente super registrare, super tutto, sempre sotto 2 kg. Quindi vale quello che è scritto nell'articolo 12 che abbiamo visto nel video la settimana scorsa, però è un drone potente, riprese video da 25-26 minuti, è un drone che io uso molto spesso, poi ovviamente è registrato, bisogna ovviamente avere l'attestato, però è un drone che vale la pena di acquistare se veramente si vuole avere un drone veloce con una grandissima telecamera. E infine eccolo lui, come poteva mancare, guardate voi un po' di segni del tempo, del lavoro che ha fatto, ma Phantom 4, lo conosciamo tutti, drone fantastico, gimbal su tre assi, 4K, 60 frame al secondo, insomma tutto quello che già sappiamo. È un drone che supera ovviamente abbondantemente il kilo e 4, pertanto rientra sempre ai droni sotto i 2 kg, vale sempre quindi l'articolo 12, è un drone professionale e quindi per quello che è il suo costo, e ovviamente impegnativo, però è un drone che dà sicuramente delle garanzie che probabilmente nessuno dei droni precedenti ci può dare in termini di durata, di affidabilità, di distanza, di velocità, di controllo e di qualità delle riprese. Però stiamo parlando comunque di un drone che sicuramente è da considerare fra i droni professionali. Conclusioni, amici miei, cosa dire? Eccomi qua in mezzo a tutti i miei figlioletti. Manca lo Snap 10 perché l'ho prestato a una mia amica che mi ha chiesto per le vacanze di Natale di farci giocare il figlio, quindi ho fatto la recensione della Snap 10 in questo video qua. Quale drone acquistare? Volete avere un drone per iniziare? Secondo me, Xiaomi, trovate il link in descrizione, questo è il drone giusto per iniziare. È indistruttibile, divertente, rapido e veloce, lo consiglio. Quindi il primo drone per iniziare per me, Xiaomi Fimi. Qua, colleghi, amici di Nike, l'assicurazione purtroppo per tutti. Il drone consumer, il drone per divertirsi, per fare riprese sotto i 250 grammi, secondo me è il best buy, no? E con la nuova normativa lui è già pronto. DJI Mavic Mini, best buy come drone per divertimento, ma anche per qualcosa di più. Poi lui, Phantom, drone professionale, non, secondo me ancora non ce n'è per nessuno. Quando si parla di lavoro professionale, lui è il drone da comprare. Se volete fare un passo avanti, avete un drone professionale che vi dà tutto quello che serve, questo il drone da acquistare. Cosa dire, amici di Nark, vi ringrazio, ormai Natale è dietro le porte, mettiamo qui i nostri amici droni, il Natale è dietro le porte, vi ringrazio, siete 1200 iscritti, sono molto contento, seguite il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina che è qui sotto, quindi di nuovo auguri di buon Natale a tutti quanti, ci vediamo intorno all'inizio dell'anno nuovo, un caro saluto da Nark, la settimana prossima, ciao!